Bene, nella mix zone incontriamo il coach Baldoni, al quale chiediamo un parere su questa vittoria, l'esordio in campionato a Rivalta contro l'Oasi. L'abbiamo sentita anche a volte un po' strigliare i suoi, ma alla fine direi che può ritenersi soddisfatto della partita. Sì, è una bella partita, anche se abbiamo fatto molta fatica. Sappiamo benissimo che avevamo davanti un avversario ostico, un avversario che gioca bene a pallacanestro, un avversario che in casa è difficile da battere. Abbiamo tanto da lavorare in palestra, questa partita ha messo veramente in luce le cose dove dobbiamo continuare a lavorare, sia in attacco sia in difesa. Contento perché anche i ragazzi hanno a volte nei momenti di difficoltà tirato fuori anche un po' di voglia di vincere. Questa partita qui è stata la dimostrazione che lavorando bene in palestra si incominciano a vedere i primi frutti. E un'altra domanda, scusi, avesse una parola, una cosa positiva che ha visto oggi nonostante fosse la prima? Una cosa positiva in attacco. A volte quando giochiamo con alla ricerca di un vantaggio e mantenimento con un palla fuori, abbiamo fatto dei bei canestri leggendo i vantaggi. È il lavoro che abbiamo iniziato ad agosto, e quando in campo i ragazzi riescono a leggere, riusciamo anche a giocare bene a pallacanestro. Bene, ringraziamo il coach Baldoni, chiediamo a un genitore presente, allora, signor Orsi, mi dica un parere su questa partita nel quale suo figlio è stato protagonista. No, bravi, siete bravi a riprenderla dopo nel terzo quarto hanno fatto recuperare gli avversari, ma poi stati bravissimi. Bene, cominciamo bene, c'è dei genitori bene. Che fuggono, le vedete che si allontanano, al quale non chiediamo un parere, però voglio dire, va bene, alla prossima partita. Arriva Pavan, al quale chiediamo un parere sulla partita. Avete vinto, quindi? No, vuol dire cosa pensi della partita? Ben giocato, decentemente. Sì, soddisfatto della tua prestazione? Ha preso botte, ha fatto falli, ha fatto due punti, quindi... Grazie. Ecco Orsi, giocatore del Cuneo, che sì, no, perché adesso abbiamo una nuova denominazione. Una parola positiva di quello che hai visto nel gioco della tua squadra oggi. Triple? Sei soddisfatto della tua prestazione? Certo. Bene, abbiamo cominciato bene l'anno. Bravo, vai pure, ciao. Nella mix zone del buongiorno. Allora, Einaudi e Marabotto. Ecco, allora, Marabotto, un parere sulla partita. È stata molto bella come partita, abbiamo dato tutto, ci sono stati momenti di calo, però poi siamo riusciti a reprimerli e ce l'abbiamo fatta. Simone, tu che hai giocato meno, ma entrando hai dato il tuo contributo, come l'hai vista la partita? È stata dura, però siamo andati avanti bene e abbiamo mantenuto bene il vantaggio, abbiamo difeso bene. Bene, va bene, grazie. Matteo, un cecchino dei tiri liberi, tanto che il pubblico avversario diceva: ma dove sale preciso, ragazzi? Allora, forse così anche a scuola, ma non è così. Ma non importa. L'importante è esserlo qui in campo, sempre concentrato. Concentrati, ok. Bene, Pepe. Buongiorno, sì. Sei pronto per far pranzo? Lo sponsor? Vediamo, inquadriamo lo sponsor della teoria e il corso. Bene. Sulla partita dura, ma l'importante era portare a casa il risultato. Ce l'abbiamo fatta, soddisfatto dei ragazzi, bene così. Bene, si comincia alla grande. Top scorer, sei tu top scorer? Chi no, è già top scorer? Non lo so, non Nico Mara, non credo, però no, abbiamo giocato bene. Sì. Ma soprattutto abbiamo vinto, che finalmente dopo non so quanti, dopo un anno ci siamo preparati e siamo riusciti a ottenere i nostri risultati che speravamo. Bene, Guglia, visto da fuori abbiamo sempre un po' l'incubo del terzo quarto, nel senso che nel terzo quarto, nonostante il vantaggio acquisito, andiamo un po' in crisi. Qual è la tua opinione su questa cosa e quali sono i rimedi che possiamo utilizzare? Ma il problema è che non si riesce mai Dillo con parole tue in stampatello, se preferisci. Ad avere la stessa intensità che si ha negli altri quarti. Comunque si può sempre migliorare. Adesso abbiamo un punto di partenza, le cose su cui migliorare e le cose da migliorare. Bravo, grazie. Forza Toro sempre, grazie. Corner. Allora, chiediamo alla scout un parere sulla partita.
la scout è molto soddisfatta della partita, sì, e della compagnia e del picnic. Del picnic, bene. Forza.